5.200 magistrati onorari in Italia che, ripeto, pronunciano sentenze in nome del popolo italiano, non possono essere trattati come lavoratori a cottimo, come se fossimo ancora nell'Ottocento. C'è molta preoccupazione perché noi, cioè gran parte della magistratura onoraria in servizio, la pensione non la vedrà, o quei pochi fortunati che la vedranno avranno il minimo pensionistico. Siamo qui a Roma con i miei colleghi perché questa è la settimana in cui abbiamo proclamato un'astensione dall'attività, in quanto noi giudici di pace e più in generale la magistratura onoraria in Italia lavora a cottimo senza aver riconosciuto alcun diritto. Per dare un'idea di quale sia il nostro carico di lavoro, faccio presente che l'ufficio del giudice di pace in Italia smaltisce circa il 40% del carico civile di primo grado e tutta la magistratura onoraria nel suo complesso smaltisce oltre il 50% del carico civile e buona parte del carico penale di primo grado pendente in Italia. La riforma Orlando nella sostanza non solo conferma la precarizzazione di 5.200 magistrati onorari, ma se possibile li precarizza ancora di più. Si prevede una diminuzione della nostra attività a fronte di una indennità che, il cui ammontare sono 16.000 euro lordi l'anno, sono circa 700 euro netti al mese per lavorare due o tre giorni la settimana. È stato poi depositato dal ministro Bonafede in Parlamento un decreto legislativo che accoglie ben poche delle nostre istanze, resta la precarizzazione. Stante, diciamo così, la chiusura non solo politica ma anche di gran parte della magistratura professionale, ci siamo rivolti all'Europa. Secondo l'orientamento della giurisprudenza italiana noi eravamo considerati dei volontari che scrivono sentenze in nome del popolo italiano, era un po' paradossale ma questo era. Bene, la Corte di Giustizia ha fatto giustizia di questa affermazione sostenendo che i giudici di pace sono giudici europei a tutti gli effetti e come tale lavoratori. E quindi a noi giudici di pace, in generale alla magistratura onoraria in Italia, devono essere riconosciuti i diritti minimi che sono riconosciuti a tutti i lavoratori italiani. Un nostro collega ha preso la tubercolosi presso i centri di accoglienza e anche lì la Corte di Cassazione, che è qui alle mie spalle, hanno detto che i giudici di pace non hanno diritto a nulla in quanto sono volontari. E una sentenza fatta la settimana successiva dove diceva che un astice era reato porre un astice sul ghiaccio perché poverino soffriva prima di essere buttato vivo nell'acqua bollente. Quindi l'animale ha più diritti di un giudice di pace o di un magistrato onorario.